Manca le au. ragazzi, io ho già visto stappare bottiglie importanti. Calmo, calmo, calmo. Nel calcio a volte quando ti mancano, nelle squadre a cui mancano i giocatori di punta, eh, danno tutti di più, soprattutto in una semifinale di Champions League. Le o non le meravigliao Io non stapperei le bottiglie. Mm, sì. È un giocatore pericoloso, comunque te lo ripeto, non è immarcabile. Basta fermarlo prima perché se gli dai lo spunto non lo fermi più. È un giocatore sicuramente bravo, un giocatore forte. Non è un fenomeno, sembra che non giochi, ma io non stapperei le bottiglie perché mancando le ao tutti vengono responsabilizzati di più e tutti daranno di più, giocheranno ancora più da squadra. Te lo dico prima. Per evitare problemi io che non sono scaramati o non stappo nulla poi ragazzi ci mancherebbe fate bobis ognuno ha la sua idea di calcio io ci ho pensato stanotte mi sono addormentata alle 4 poi poi capito eh, ti, ti ritornano fantasmi nel passato nel 2003 eh, quando si infortunò Vieri poi specie male anche il Respo nel eh, 2005 eh, Buttare fuori questi qui vorrebbe dire tanto anche per il nostro status europeo, capisci qual è il discorso? Ne parlavo oggi con Giorgio e saluto. Vuol dire tanto buttarli fuori. Io però, te lo ripeto, ci ho pensato stanotte e ho deciso di far giocare Brozovic Se mettimela come ti pare, io ho deciso che deve giocare Brozovic e spero che lo capisca anche in Zanghi. Chi sta fuori, ragazzi? e non sono io quello che prende 5 milioni e mezzo all'anno, è lui e lui deve decidere no? Champions fino ad oggi bisogna riconoscere che Inzaghi ha fatto bene ma Brozovic in questa condizione per l'utilità che ha Brozovic per quello e fa Brozovic per come vedo il calcio io non può mai stare fuori eterni perché perché te, te l'hai visto a Verona, Brozovic eh, Michitarian e Cialanoglu, sono imprevedibili non danno punti di riferimento e anche quello anche quella è una cosa importante ma ti serve anche un po' di fisicità perché comunque loro ce l'hanno fisicità al centrocampo no? C hanno ben asservi, hanno tonali l'unio centrocampista come ben sapete anche voi l'unio centrocampista è in grado di interdire le linee di passaggio lo dico a quello lì, soprattutto che c'è un canale YouTube che non sa nemmeno la forma di una palla, quello che dice no al razzismo e poi dice a Za c'è Cine SDM. Lo dico a te. Ecco, studia intanto lo... prima di aprire un canale YouTube, bisognerebbe tu studiarsi la forma di questi due oggetti, vedi che la forma è simile, è uguale, alla stessa forma, vedi? Quindi sembra un seno di una donna. Studia prima la forma. Documentati su quanto deve essere alta una porta lungo un campo regolamentare, poi apri un canale YouTube. Tanto è inutile compri gli iscritti. Fai live con otto persone. Puoi invitare anche il presidente della Repubblica. Fai ridere, chiusa parentesi, quello fa pirateria su YouTube. Eh poi anche lì fa pirateria su youtube gente viene sul mio canale mi chiede scusa scusa se sono andato da lì e poi tu lo rivedi lì cioè c'è della gente veramente a giro c'è cioè della gente assurda youtube dovrebbe essere comunque cioè uno svago, un divertimento ma te becchi della gente cattiva e assurda quello viene sul mio canale mi chiede scusa se sono andato di là, quello l'hanno abbandonato e poi tu lo rivedi di là ma di gente anche di una certa età poi ma ma di cosa vogliamo ragionare? Comunque ci siamo resi conto tutti che da quando è rientrato Brozovic eh, prendiamo molti meno gol. Perché? Perché per, a livello di interdizione l'unico centrocampista che ha quelle qualità, che tira fisicità, che fa i contrasti e che legge, legge molto meglio di tutti gli altri che campisti, la linea di interdizione. Quindi Brozovic, per come la vedo io, non può mai stare in panchina. Chi ci sta in panchina? è eh, Ragazzi. Barella no giusto perché Barella non lo puoi mettere in panchina cia la no, c'è io non lo metterei in panchina, io metterei in panchina Mkhitaryan Ecco visto che alla domanda di domenica sono arrivati 200 messaggi su questa cosa qua. Io vi devo e metterei in panchina Mkhitaryan pronto a farlo subentrare. Poi siamo tutti allenatori. Allenatori, dalla poltrona siamo tutti bravi, però ci sarebbe anche da dire un'altra cosa con un centro campo così in forma. Perché ora sono tutti in forma centro Potresti anche giocare con un altro modulo, ovvero sia i tre in linea, una mezza punta e due attaccanti, tipo un 4-3-1-2. Ma sappiamo benissimo che in Zaghi non cambia. Quindi, come saranno tre? Io, Brozovic, lo metto sempre titolare e metterei fuori Michania. Mentre secondo me Brozovic lui lo metterà in panchina. Lo stesso vale per il gioco delle coppie davanti, per gli attaccanti. Lukaku, primo tempo contro la Roma, ha fatto ridere i Bagnets. Sembrava Nesta e Cannavaro messi insieme dei tempi d'oro. Ma fondamentalmente, Lukaku è l'unico attaccante che riesce a darti profondità, che ti detta la linea di passaggio. Poi ora ha imparato anche a stare Gioca anche da gregario. Fa gli assist, cerca di fare le sponde. Poi spalle alla porta lo sappiamo tutti. È un punto di riferimento facile per gli avversari. È marcabilissimo, però. E lui non c'entra avanti che all'Inter. Io farei giocare Lukaku con l'autaro. Non c'entra nulla la Lula, ragazzi. Lì è Bagnets che gli regala un gol. Poi lui, ovunque, c'era di una cosa sul gol di Lukaku contro la Roma. Poteva andare avanti con la palla. E lui, lui appena vede la palla, chiappa e tira. Quello vuol dire che comunque il ragazzo sta riacquisendo fiducia. Sono segnali importanti, Simone, che bisogna tu me li prenda, capisci? Non li sottovalutare questi segnali, Simone. Dammi detta e questo io pensavo stanotte. Fino alle 4. Brozovic deve giocare. Lo sto scherzando. Io mi sono dimenticato alle 4 stanotte. Brozovic deve giocare e devi mettere in panchina. Amici perché perché Celanoglu e comunque c'è no poi È l'unico centrocampista che ha il tiro da fuori, è l'unico che ti batte le punizioni. Non lo puoi tenere fuori in una semifinale Champions League. L'unico centrocampista che ha il tiro da fuori e che ti batte le punizioni. Mi capisci? Quindi. Anche Mikitarian batte le punizioni a tiro da fuori. Ma tra i due io scelgo Celano. Eccola la mia scelta. Qual è il ragazzi Poi, se vogliamo parlare ancora del ballerino, 31 milioni. Vogliamo parlare di cinese vestito dal rapper un'altra volta. E parliamone, ma non ha senso secondo me ormai. Brozovic deve giocare titolare. Punto e basta. Purtroppo mi aspetto di vederlo in panchina. Ma ha sempre ragione i vici, magari lo mette in panchina. Io però, Broso, in queste partite qui, lo faccio giocare sempre, soprattutto nella condizione che ha ritrovato, perché un conto era il Broso vici di un mese fa e un conto è vedere il broso vici ora. I due esterni, ragazzi, quando giocano i due esterni, uno dei due deve avere i piedi buoni, non possono giocare Gosens e Kosola. E... L'olandese e D'Amfriz insieme. Darmian e D'Amfriz possono giocare. Possono tranquillamente giocare insieme. Darmian e Di Marco. Ma Gose l'olandese e, e, e D'Amfriz e Gose insieme non possono giocare. Gosenz è stato anche sfortunato perché stava ritrovando fiducia. Ha fatto un gol fondamentale. Ma è qui ora sempre gente che, ha, che, ha, che va a palla. Parliamoci chiaro. L hai visto Denzel? L'hai visto Denzel? Denzel, cosa ti ho detto? Perché non hai più Dumfries dell'anno scorso? Perché manca Perisic? Hai visto quando Denzel diventa pericoloso, quando il quinto dall'altra parte chiude l'azione e quando i centravanti si buca e quando gli attaccanti si buttano dentro l'area gli creano spazio e lui va, ma altrimenti, ma non sempre riesce a, riesce a fare quei movimenti come il gol contro la Roma di Di Marco e quello è il problema di Denzel perché non salta l'uomo, capisci? Lo devi lanciare negli spazi, ma non sempre ti danno la possibilità di essere lanciato negli spazi. Per quello io preferisco sempre giocare con gente che salta che giochi sulla fascia, o che giochi al centrocampo, o che giochi davanti. Io, a tanti difensori, ovviamente, io preferisco sempre giocare con quelli forti tecnicamente, che, 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 che quando hanno questo tra i piedi non gli scotta, mi capisci? domani guardiamo tutti un po' la prima semifinale vediamo che succede Fra que quello scontro tra titani e ragazzi si avvicina il giorno, io poi lo sapete ho un fratello milanista, è già cominciato a rompere i miei oglioni, eh, non, non avrei vita, cioè capito, e quindi per me eh, vale tantissimo, in mio fratello milanista, 2003 2005 però ragazzi, io non sono scaramantico lo, lo sapete, l'ho detto tante, però no non sta a la bottiglia se non gioca le A, non sta a fare nulla dammi retta fidati sono intenzione anch'io anch'io come voi non sono mia un cyborg cioè voglio dire non sono mia non sono mia zang e io che ho sempre la stessa faccia anche se ultimamente zang lo vedo parecchio depresso e sa come mai forse forse si avvicina il giorno Steven e dici io direi anche sarebbe l'ora no che tu facessi che tu andassi da altre parti eh? senza dire altro che l'altro no, non razzismo, cinese di M l'ha chiamato <ride> ciao ragazzi, ci becchiamo domani o più tardi, appena c'ho un attimo andiamo, studia prima questo, studia la forma di questi prima di aprire un canale di YouTube, dammi letta ciao Inter